Ah, veramente buono. Un po' devono scoppiare. Questo è pomodoro. Oggi andiamo a mangiare da Max, il McDonald's svedese, vediamo i panini, andiamo a fare una magnata. Alessa? Dai, Sì, andiamo andiamo. a. Siamo qua al centro di Stoccolma. Siamo quasi arrivati al Max. Il Max praticamente è come il McDonald's, praticamente c'ha più o meno gli stessi prodotti. E niente, vediamo. A me non è che mi fa impazzire. A molti piace, a molti svedesi. Comunque sì, hanno la carne che è fatta qua in Svezia, quindi dovrebbe essere buona. E andiamo là, ci proviamo qualche panino, ci mangiamo qualche panino, vediamo come so. E dai, regà, a dopo. Ok, bella, raga, mo ci prendiamo qualcosa da mangiare, vediamo un po'. Allora, burgeri. Ci prendiamo. Anzi, lo sai che è? Ve lo faccio vedere dopo quello che mi prendo. A dopo, dai, è bella. Ok, raga, biglietto preso, ecco il mio ordine. Ci abbiamo l'ordine 6741, ma stiamo qua e aspettiamo, vediamo un po', eh. Questa è la cucina. Il numero. Noi abbiamo il 6741 e stiamo al ancora voglia. Cavolo. Abbiamo preso qualche cosa da mangiare. Allora abbiamo preso i chili cheese. Poi abbiamo preso il fish burger che sarebbe il filetto fish. Poi ho preso il cheese parmesan col pollo. È un cheeseburger normale, classico. Ora vi faccio vedere. Adesso abbiamo il fish burger, che sarebbe tipo il filetto fish. Vediamo un po'. Si presenta così. Con i cetriolini, tutto quanto. Assaggiamo? Non male. Ah, veramente buono. Molto croccante, il pesce dentro sarà tipo merluzzo, ma è buonissimo. Mi piace molto, poi erano anni che non mangiavo il filetto fish, quindi. Buonissimo. Sprite zero, raga. Amazing. Allora, raga, adesso assaggiamo i chili cheese. Per me è importante, i chili cheese devono essere buoni, eh. Ne ho un po'. Un po' devono scoppiare, eh. Buonissimi, lo sapevo. Raga, i chili cheese di Max sono i più buoni. No, sono buoni, sono buoni. Però questo sai che è? Vanno giù tipo patatine. Buonissimi, ne devo prendere di più.
Questi mi finisco dopo. Adesso assaggiamo l'hamburger classico. Questo dovrebbe essere il Frisco Burger. Dovrebbe essere con panino classico. Vediamo un po'. Un po' bruttino, però dovrebbe essere buono. Il bacon, un po' morbido, un burger, insalata e pomodoro. Assaggiamo. Non è male, però a me Max piacciono più i panini col pollo, sono meglio. Il chili cheese panini col pollo sono buonissimi. Ora vediamo quello dopo. Questo qui è il classico panino. Insomma, secondo me è buono perché la carne è buona e si sente. Il bacon è un po' morbidino, come avevo fatto vedere prima, però pure un po' carbonizzato, pare. Vabbè, io intanto mi finisco questo e continuiamo con l'ultimo panino dopo. Bella, regà. Regà, mi sono sbracato tutto. Mi manca solo un paio di chili cheese. Adesso andiamo a provare questo qui, che è tipo un'uscita nuova che hanno fatto loro. È il Parmesan Cheese Crispy Supreme. Poi dopo vi dico tutti i prezzi, raga. Allora, eccolo. Questo è pomodoro insalata. Quelle sono scaglie di parmigiano. Si è tutto incollato. Vabbè. E questo è il formaggio. Andiamo a fare un taste test, raga. Vediamo un po' se è crispy. Questo dovrebbe essere pollo. Buono. Buono, Ale. Questa dovrebbe essere tipo una cotoletta. Vedi? Dovrebbe essere tipo una cotoletta, ma è buonissima perché è pure piccante. Mi piace molto. Non è male. Ah, intanto fa una panoramica, guardate, fa vedere che bello. Tutto intanto qui. Stiamo al piano di sopra, raga. Allora, sto panino che ci stanno pure le scagliette di parmigiano. Mi piace proprio tanto. Gli do un bel 7. Mi è piaciuto. Ai chili cheese gli diamo un 9 perché sono i chili cheese, sono buonissimi, raga. Cioè, vi faccio rispaccare, guarda che so. Cioè, veramente so bellissimi, cotti bene, freschi. Crispy. Ma sono buonissimi, raga. Max è buono. Non mi fa impazzire. Certo, raga, ci sta Frankie's Burger che non lo batte mai nessuno, raga. Meglio di tutta Stoccolma, secondo me. Però vediamo perché ci saranno altre hamburgerie che pure quelle lì se la lottano con Frankie's. Spoiler, ci sarà un video speciale con Frankis che uscirà, non so, quando famo usciale? Ancora devo fa? Ancora un po', ancora tra poco Penso dai. due settimane uscirà un super video bomba. Questo è uno spoiler, raga. Forse mi fanno cucinare un panino da Frankis Burger. Forse, Sì. Ale? Però mo vediamo. Vediamo, vediamo. Tanto mi finisco questo. Allora, raga. Io mi finisco da mangiare questo con calma. Intanto Alessandro vi fa un'altra panoramica. Molto bello, eh? È carino. È carino pure come è impostato. Là fagli vedere che ci stanno le macchinette per ordinare. Ci vediamo dopo. Vi dico quanto ho pagato e conclusioni finali. A dopo, regà. Allora, regà, eccoci ancora. E adesso facciamo le conclusioni. Max, nuovo McDonald's di Svezia. Diciamo che qui loro lo paragonano molto al McDonald's svedese, al McDonald's che c'è in Svezia. Allora, regà, oggi ho speso 292 corone, che so più o meno quant'è, 28 euro, 25 euro. 25 euro.
Allora, la Coca-Cola c'ha il refill gratis, con 25 corone che so più o meno 2 euro. E, il panino col pesce l'ho pagato 75 corone, più o meno 6 euro. Il fast burger che era l'hamburger normale l'ho pagato pure quello 75 corone, che più o meno so 6 euro, 6,50 euro. I chili cheese 4 pezzi 28 corone, più o meno 2 euro, vale. E poi c'è il crispy supreme parmesan, quello che praticamente è costato di più, che praticamente è il panino adesso che stanno a sponsorizzare adesso. L'ho pagato 89 corone, che più o meno so, sempre 7 euro più o meno, 8 euro, sì, 8 più euro, o 7 meno. euro più o meno quello là. E niente, è questo. Allora, regà, a me Max dica la verità, non è che ci vengo spesso, se devo andare a mangiare vado da Frankie's, o vado da, che ne so, pure Burger King. Non mi fa molto impazzire Max, però a loro piace, quindi ai svedesi piace. A me non mi fa impazzire, ho fatto il video solo per farvi vedere a voi, insomma, che insomma, la gente c'è, fammi vedere, cioè, la Sì, gente c'è, pure qua certo. sopra è pieno. Pieno, pieno. Cioè, non è che è tutto sto granché, però, cioè, per far capire, capisco chi va dal McDonald's e non viene qua. Però i prodotti, loro fanno parecchia pubblicità sul fatto che sono freschi, sono naturali, puntano molto su questo. E poi... sono svedesi, quindi gli svedesi vengono qua a mangiare. Però a me piace più il McDonald's, per farti capire. E se venite qua in Svezia, a Stoccolma, provatelo. È caro, però, come tutti i fast food. E niente, raga, il video è finito. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, like. Alessà, saluta pure tu. Pollicione Ciao a tutti. da Alessandro. Raga, like, commento e condividete. Mi raccomando. Bella, regà, alla prossima!